Salve da Michele Expert. Questi sono ammortizzatori posteriori della Panda 4x4 Trekking. È arrivato il momento di cambiarli quando sono ceduti completamente. Questa macchina, anche se ha le balestre, sarebbe queste placche di acciaio, ecco, ha anche due ammortizzatori, vedete, posteriori. Se ci fate caso, sono ceduti completamente in quanto non hanno più nessuna azione. Sono solamente le balestre che mantengono alzata la macchina. Però quando la macchina è carica, le balestre non bastano, quindi bisogna per forza agire, anche per una guida più sicura. Adesso metto un po' di svitol, svitiamo prima uno, poi l'altro, e quindi sostituiamo questi due ammortizzatori laterali. Ho pagato quegli ammortizzatori di buona qualità a un prezzo di 50 euro. Mettiamo un po' di svitol in questi bulloni, penso da 19, forse anche di più, vediamo poi. Visto che ci siamo, facciamo anche questo. La chiave è una 19. Prendiamo una chiave abbastanza robusta a stella, in questo caso, e facciamo un po' di pressione, se ne vengono a vedere. Prendiamo con la chiave, anche da questa parte. Adesso possiamo agire con la chiave 19 a clicchetto. Adesso per svitare il bullone, quindi anche il dado, bisogna mettere anche una chiave 19 da questa parte qua, laterale. La chiave adesso l'ho posizionata in questo punto, vedete? Quindi con la chiave 19 possiamo svitare tranquillamente. Che ci siamo, ecco il nostro dado e ci siamo. Possiamo anche sganciare il bullone e possiamo anche sfilare il bullone. Eccolo qua. Facciamo la stessa cosa sopra. Adesso dobbiamo sfilare l'ammortizzatore. Ci aiutiamo con una leva, vedete? Vedete che si è smollato, ci sono anche i suoi gommini. Adesso la stessa cosa di qua, c'è in modo di qua, se ne viene come niente. Se ci fate caso, vedete l'ammortizzatore, se scendo giù, vedete, non fa nessun movimento, rimane com'è. Prendiamo quello nuovo, ecco qua. Ritorna piano piano indietro, vedete? Ok? E possiamo già inserire il nuovo ammortizzatore. Prima dalla parte di sopra. Vedete? Voglio ricordare che sono già provvisti di gommini. Facciamo un po' di leva così. Adesso diamo un'occhiatina ai bulloni, vedete? Anche da questa parte una pulita. E possiamo già fare un po' di pressione.
e inserirlo nel suo setto. Ok, adesso come vedete il bullone si inserisce, ecco qua, con i gommini all'interno, mettiamo la sua rondella dado da 19, nella parte di sopra mettiamo la rondella quella più grande, ecco qua, il suo dado. Anche qua c'è una chiave da 19 e ci siamo. Ecco, adesso io questa parte non ve la posso far vedere, sono troppo sotto la macchina, non c'è il ponte. Si tratta di stringere adesso bene questi due bulloni. Faremo vedere il lavoro finito nel suo assetto, ecco. Il lavoro è stato terminato, ecco i due ammortizzatori posteriori perfettamente montati, uno e due. Se dovessi fare, è tutta un'altra cosa, adesso chiaramente non si può notare, ma ci vorrebbe uno che da sopra spingesse, ecco, ma va bene lo stesso. Di certo sono nuove. Ok, spero che questo tutorial vi sia di aiuto. Alla prossima occasione da Michele Expert con la sistemazione della Panda 4x4, chiamata anche il mulo di montagna, ecco.